Ammiro il suo coraggio, Miss... Trench, Silvio Trench. E io ammiro la sua fortuna, Mr... Bond. James Bond. Andrea, devo passare la mano. Spero che mi perdonerà, ma è molto importante. Mi dica, Miss Trench, lei gioca a qualche altro gioco? Voglio dire, oltre allo scemo di ferro. Sì, golf, tra le altre cose. Domani pomeriggio, allora? Domani. E potremmo andare a cena dopo, no? Tu non puoi dirmi dove né quando io sto sbagliando. Né puoi tentare di farmi vivere secondo le tue regole. Tu non sai nemmeno chi sono io, papà. Tu non sai chi sono, quali sono i miei sentimenti e cosa penso. E se te lo volessi spiegare, non ti basterebbe tutta la vita per capirlo. Tu hai 30 anni più di quelli che ho io, papà. Tu e la tua sciocca generazione credete che così come è stato per voi dovrà essere sempre. E finché tutta la vostra generazione non sarà sottoterra, non riusciremo a levarci dal groppone il vostro peso morto. Insomma, ti devi togliere dal mio groppone. Ieri è morto ramo spezzato. Il prete è arrivato in tempo. E il medico no. Sam Peckinpah. Un bellissimo nome in navaco. Guarda che razza di nome. Rosica Pallimpock. 4 colpi e un buco solo, proprio come ai bei tempi. Qual è il tuo gioco? Io ho giocato solo da bambino e giocavo a Jack Beauregard. E ora che sei cresciuto? Sono più prudente. E poi ho scoperto che qualche piccolo rischio può dare delle grandi ricompense. Tenente di vascello Holden, a rapporto, signora. L'ammiraglio era stato trasferito qui, io dovevo preparargli il terreno, ma poi è scoppiata la guerra e... Si è trovato un po' perso, eh? Signor, sì, il comandante Anderson mi ha destinato qui. Mi ha detto di venire prima che voi partiate. È pratico di navigazione? Molto spiacente. Comunicazioni? Vorrei poterle essere d'aiuto. Ma vede, ero più che altro un uomo di idee. Per esempio, organizzavo la sfilata nel giorno della Marina. Poi sono stato ufficiale di collegamento presso l'11° distretto navale. Collegamento con cosa? Hollywood. Sceglievo i disegni degli affissi per il reclutamento. E poi da lì fui trasferito al comando della flotta a Honolulu. Vede, la Marina aveva requisito l'albergo per gli ufficiali e io mi occupavo del lato ricreativo. Sono venuto per parlare con Gordon. Ho un buon affare da proporvi. Ma non vorrai decidere tu al posto di Gordon, lo sai quello che ti capiterebbe dopo. Arizona Colt. Venivo a proporti un affare. Quando mi è saltato addosso questo grosso caprone. A Blackstone Hill mi hanno offerto $500. Per cosa? Per la testa dell'uomo più stupido della tua banda. Allora mi sono detto, Gordon è un uomo d'affari. Vado da lui e gli propongo il cambio. Dollari contro testa. Non vendo i miei uomini. Ma questa è un'occasione. Incassi una bella sommetta e ti liberi di uno stupido. E chi è? Lui. Con O'Casey facevamo un numero d'effetto. Eravamo d'accordo. Capisci? O'Casey. Vedi, hai già dimenticato. È quello che è morto in quell'incidente. Una testa matta ma molto coraggiosa. Gli volevo bene. Conduceva per un po' di giri. Poi si lasciava raggiungere. All'uscita dalle curve faceva finta di resistere. E sul rettifilo ci sfioravamo 3 volte, ruota a ruota. Ah, il pubblico impazziva. La pelle di un corridore non è cara. Quel giorno ci siamo agganciati. Poteva toccare a me. Voglio vedere quel libro greco che secondo voi non è stato mai scritto. Un libro dedicato interamente alla commedia. Cosa che voi odiate, così come odiate il riso. Voglio vedere quello. Leggilo pure, scopri i suoi segreti. Discuteremo adesso del modo in cui la commedia stimola il piacere del ridicolo usando persone volgari e traendo diletto dai loro difetti. Se la luce è troppo bassa per te... Dallo a questo ragazzo, lui ci riuscirà. Non consentirò che il mio fedele allievo tocchi le pagine avvelenate di questo libro senza la protezione del guanto che ora sto portando.